gol stupendo. Il gol da un'altra inquadratura. Vado a chiuderla. Rivediamo questo gol da un'altra angolazione. Provano già con la testa negli spogliatoi, come se accettassero di buon grado il pari. È un gol che ha la loro supremazia nel gioco e nelle occasioni. Misteri del calcio, direi. A volte partire con i favori del pronostico rischia di esporre i giocatori a brutte figure. Davanti a un gol del genere bisogna solo alzarsi in piedi e applaudire. Dopo il gol, comprensibile la loro gioia. Palla perfetta nell'angolo, calcolato al millimetro. Impossibile da prendere. Insomma, il calcio ci sorprende sempre, Stefano. È vero, la bellezza del calcio. Se a vincere fossero sempre più forti, tanto parrebbe non scendere nemmeno in campo. Per fortuna, incredibile la loro gioia. Il portiere qui non ha avuto davvero scampo. Lo ha scavalcato con freddezza e precisione. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Per colpire in contropiede, non l'hanno sprecata. Fortunato qui il portiere, il pallone è finito proprio sui piedi dell'attaccante che da lì non poteva sbagliare. Ci aveva messo una pezza sulla conclusione precedente, non poteva farci niente sulla ribattuta. Gol di rara bellezza e precisione, con la palla che si è infilata proprio sotto la traversa. Non so se volesse metterla proprio lì, è stata comunque una gran bella conclusione, niente da dire. Aggiunge un'altra perla alla sua collezione. Rivediamo il gol, ha concluso praticamente a porta vuota, aveva solo l'imbarazzo della scelta, non poteva non approfittarne. Non si possono concedere occasioni del genere e sperare di rimanere impuniti. Credo che il difensore potesse farci molto in questa occasione. Direi di no, Pier. Forse voleva solo respingere la conclusione, ma la palla gli è schizzata sul corpo prima di terminare in rete. Conclusione davvero imparabile. Ho la sensazione che lo rivedremo spesso durante la... Vede la porta come pochi altri. Cristiano Ronaldo è noto per la sua pericolosità sulle conclusioni dalla distanza. Se n'è andato appena adesso un saggio. Ha calciato con forza, ha trovato precisione e l'angolo, un gol bellissimo di tutta la squadra. Non si fermano più, ne hanno fatto un altro proprio nei minuti di recupero. Non si accontentano di vincere, vogliono umiliare la squadra avversaria. Sulla traversa. Questione di centimetri qui. Palla che è terminata in rete dopo aver baciato la parte bassa della traversa, ogni tanto un pizzico di fortuna non guasta. La regia ci ripropone il gol da un'altra angolazione. Chissà Stefano quante polemiche per questo episodio, se non ci fosse stata la goal line technology non si sarebbe parlato d'altro sui giornali e delle trasmissioni televisive. In casi estremi come questo la tecnologia si rivela un alleato fondamentale per l'arbitro e i suoi assistenti. Giusto a segnare il gol, non so quanti lo avessero visto in diretta. Comincia a diventare molto pesante la situazione per gli avversari. Pierluigi, siamo arrivati a livelli imbarazzanti. Ecco il gol, vediamo anche da quest'altra angolazione. Difesa non incolpevole in questo caso. Bellissimo il gol di Balotelli. Un altro gol per celebrare una partita trionfale. Semplicemente fantastici oggi, surclassando gli avversari sotto ogni punto di vista. Possiamo apprezzare meglio il gol visto anche da un'altra prospettiva. Dopo il gol, comprensibile la loro gioia. E c'è il gol del Gallo Belotti. Palla là, un gol cercato, voluto davvero attaccante. Gol che ci viene mostrato da altra angolazione. La prima mossa.